Benvenuti nello spazio dedicato alle anticipazioni del nostro telegiornale. Parliamo tra poco del bilancio tracciato da Paglia, dell'ANCE. Il settore delle costruzioni in provincia di Frosinone è in netta ripresa. Parliamo anche della domenica ecologica predisposta sia nel capoluogo che a Ferentino nella giornata di domani. A proposito di inquinamento, andremo a sentire la testimonianza di Sor Cesarina dell'Istituto delle Suore Agostiniane di Frosinone. Gli auto bus e Cotral fermano ancora nonostante un divieto davanti la scuola. Parliamo anche degli enti intermedi, andremo a sentire l'intervista di Pasquale Ciacciarelli di Forza Italia che parla del pugno duro con il PD pronti ad uscire dagli enti intermedi. A proposito di Cosilam e di ASI, ieri un importante convegno ad Aquino, il presidente dell'ASI annuncia che l'ente cambierà nome, si chiamerà Consorzio Produttivo. Andremo a vedere anche lo sport, parleremo del Frosinone e dell'Entella. Questo e tanto altro ancora nel corso del nostro telegiornale, tra pochi istanti tutti gli approfondimenti, non mancate. La casa di cura privata Sant'Anna di Cassino è una delle prime per numero di interventi in laparoscopia e per i tempi di degenza post-operatoria nel Lazio e nel Centro-Sud, che per il 98% dei casi sono limitati a 3 giorni. Oggi la chirurgia della casa di cura a Sant'Anna è richiestissima, nel Lazio e anche nell'Italia meridionale. L'attività ambulatoriale è una delle più all'avanguardia. TAC di ultima generazione, risonanza magnetica aperta, analisi di laboratorio con referti pronti in giornata, visite ambulatoriali convenzionate e private offerte dai migliori specialisti del settore ne fanno il fiore all'occhiello del territorio. Casa di cura Sant'Anna, via Herold Cassino, telefono 0776 31 11 23. Visita anche il nostro sito www.santannacassino.it. Sei uno studente tra i 14 e i 17 anni non compiuti? Formati con noi. Con una qualifica triennale di istruzione e formazione professionale. Tutti i corsi sono gratuiti. Diventa operatore del benessere acconciatore, estetista, operatore elettrico, operatore amministrativo, operatore alla riparazione dei veicoli a motore, pasticcere, operatore del turismo. Assolvi con noi l'obbligo scolastico. Pulizia, traslochi, impiantistica, trattamento cotto, ristrutturazione edili, giardinaggio. In due parole, Consorzio Panda. I migliori e più qualificati servizi ambientali e strutturali per enti pubblici, centri commerciali, supermercati, ipermercati, negozi, enti privati, condomini, appartamenti. Perché la qualità è una cosa seria, perché la professionalità è una specie in via di estinzione. Consorzio Panda, la risposta alle tue esigenze. Benvenuti amici telespettatori a questo nuovo appuntamento con l'informazione della provincia di Frosinone. In apertura parliamo del bilancio tracciato dal presidente dell'ANCE Domenico Paglia, che parla del settore delle costruzioni in netta ripresa. Spiragli quindi per il futuro. L'intervista è di Dario Facci. Dunque Presidente, le analisi congiunturali negli ultimi tempi non portano benissimo, no? In generale purtroppo. In questo caso forse qualche minimo accenno. Cioè, è poca, però noi siamo fiduciosi, almeno per quanto riguarda il 2017 dobbiamo essere fiduciosi. Ecco, pensiamo che Casa Italia e purtroppo gli eventi che sono avvenuti, tutto ciò che il governo ha messo in campo per quanto riguarda la ricostruzione, per quanto riguarda Casa Italia, possa essere di supporto quando riguarda il nostro settore. Ecco, quindi siete moderatamente ottimisti, diciamo così, possiamo dirlo? Moderatamente ottimisti, perché però poi effettivamente ciò che il governo dice bisogna che altrimenti stiamo peggio di prima.
Ecco, dunque, a prescindere da queste iniziative, appunto, che sono delle iniziative governative, diciamo così, come si muove il settore? Cioè, sono state prese dei provvedimenti? È mutato qualcosa nell'atteggiamento? Cioè, in che modo si cerca di riparare ai problemi? Sembra che non sia cambiato niente, perché poi alla fine noi vediamo effettivamente le nostre aziende che hanno problemi, che non riescono ad andare avanti per quanto riguarda il credito, per quanto riguarda il privato, per quanto riguarda altre cose. L'unico settore che noi vediamo che tira un po' è la ricostruzione, l'adeguamento, per quanto riguarda, c'è parecchia gente che sta pensando, cercando di mettere a posto le case già esistenti, il vecchio che sicuramente bisogna essere attenti, e qualcuno pensa già con gli incentivi che il governo ha messo, insomma, ci sta avendo qualche risultato. Ecco, quindi se volessimo sintetizzare in una parola soltanto per questo anno che si è aperto come dobbiamo andare, che cosa direbbe in una parola? Essere fiduciosi e basta, avere speranza per il domani. Ok, grazie. C'è smog nel capoluogo, per questo il comune ha programmato una serie di domeniche ecologiche. Domani appunto ci sarà il blocco della circolazione nel capoluogo dalle 8 alle ore 18. Andiamo a sentire insieme quali ricadute hanno le PM10 sulla salute pubblica dalla dottoressa Petricca dell'Associazione Medici di Famiglia, che noi abbiamo intervistato. L'Associazione Medici di Famiglia sta da tempo portando avanti una battaglia legata proprio al problema dell'inquinamento nel capoluogo. Quindi, com'è la situazione? Quale fotografia dipingete? Dipingiamo una situazione difficile, così come abbiamo anticipato e successivamente dimostrato con il nostro studio condotto sui 4.000 abitanti di Frosinone relativo all'incidenza di asma e broncopneumopatia. Abbiamo poi pubblicato i dati rispetto ai tumori che ci sono stati consegnati direttamente dalla Regione Lazio, considerando che Frosinone, il distretto B in particolare, è praticamente il territorio dove l'incidenza per i tumori di trachea, bronchi e polmoni è in aumento e sicuramente è maggiore come percentuale. Quali sono le battaglie che portate avanti e come bisognerebbe contrastare l'inquinamento nel capoluogo? Noi non portiamo avanti una battaglia, noi vogliamo portare avanti un'educazione, perché siamo fermamente convinti che la prima attività del medico sia quella informativa, la prevenzione maggiore si fa con l'informazione. Dopo si arriva alla diagnosi e si arriva alla terapia. Noi non vogliamo arrivare alla diagnosi e alla terapia, perché già abbiamo constatato che di diagnostica inopportuna relativa alle malattie ce n'è già tanta. Quindi il primo mezzo correttivo è la prevenzione primaria. E saremmo lieti che tutti i medici, insomma, ragionassero in questi termini e anche le istituzioni. Queste iniziative portate avanti dal Comune sono efficaci per contrastare l'inquinamento o sono solamente palliativi? Allora, noi riteniamo che questo Comune è circa un anno che ci sta dietro. In realtà, da una primitiva preoccupazione di allarmismo, ha dimostrato un chiaro intendimento nell'attuazione di metodiche che possano portarci, non dico a una risoluzione, perché noi già potremmo essere fortunati laddove il problema si fermasse a questo, perché noi per conformazione orogeografica siamo chiaramente un contenitore di polveri sottili, perché il nostro problema, ci tengo a precisarlo, è per le polveri sottili, non è il problema propagandato anche dall'assessore regionale della CO2, perché la CO2 non costituisce inquinante per l'uomo. Quindi la CO2 noi la dobbiamo considerare, ci tengo a questa precisazione, perché la nostra lotta, ecco, la nostra lotta è verso le PM, infatti il nostro motto è non una PM in più, e quindi nulla che possa aumentare le PM nella concentrazione atmosferica, comprese l'istituzione e la creazione delle biomasse. In questo abbiamo sentito vicinissimo il Comune, perché chiaramente quello che per noi è iniziato come una gestione epidemiologica ed informativa, alla fine praticamente si è trasformato anche nell'individuazione delle strutture che possano aumentare queste PM. E nel momento in cui ci siamo resi conto che in Frosinone stava per sorgere una centrale a biomassa considerata come fonte alternativa, ma l'alternativa rispetto alla CO2 che non è inquinante, perché questa biomassa avrebbe prodotto tante PM in più. Quindi ci siamo sentiti veramente confortati e capiti dal Comune di Frosinone. Ovviamente.
ovviamente c'è il rischio di ricadute sulla salute pubblica, come avete appena sentito, però nonostante i divieti nel capoluogo emessi anche contro il servizio pubblico tipo il Cotral, non viene rispettato. Infatti noi adesso vi faremo ascoltare l'intervista a Sor Cesarina dell'Istituto delle Suore Agostiniane di via Tiburtina, che nonostante un divieto apposito emesso dal comune di Frosinone, i mezzi continuano a sostare lì davanti. Sentiamo. Parliamo del problema inquinamento. Voi lo vivete in prima persona, perché davanti alla vostra scuola in via Tiburtina sostano i pullman Cotral, nonostante un divieto che è stato messo in atto dal comune. Io ho fatto tanto, veramente il sindaco è l'unico che lì i pullman si fermano forse da 20 anni, non so più. E la superiore che stava prima di me ha combattuto ma non ha ottenuto niente. E i pullman, i ragazzini e tutto, era un inquinamento che non sembrava più una casa famiglia, una scuola dell'infanzia, ma una zona un po' di disastro, di cose. Poi invece ci siamo messe proprio di pozzo, io e il sindaco Nicola, e abbiamo ottenuto, ha fatto il mandato, lui ha levato le fermate che c'erano lì, però abbiamo ottenuto poco, perché ancora io ho messo il mandato del sindaco e loro hanno detto che non era vero, che era una cosa falsa, e ancora si fermano e lì davanti, e quando i bambini devono uscire in giardino hanno tutto il profumo dei loro motori che si accendono, perché i pullman quando si fermano, dopo devono stare 5 minuti con i motori accesi. E più di una volta ho detto, ma questi bimbi che cosa respirano? L'aria dei pullman o l'aria dei... ancora adesso. E infatti ho fatto questa domanda. Noi facciamo la giornata. Ed ora parliamo della prima domenica ecologica delle 4 in programma fino a marzo, quella del 22 gennaio, quindi domani a Ferentino. Si tratta di uno dei diversi provvedimenti adottati dall'amministrazione Pompeo per recepire le indicazioni contenute nel piano di risanamento della qualità dell'aria della Regione Lazio, con l'obiettivo di salvaguardare l'ambiente e tutelare la salute dei cittadini. Non si potrà circolare all'interno del centro storico dalle ore 8 alle ore 20. Predisposte anche una serie di targhe alterne previste dal 22 di gennaio al 31 di marzo 2017, il lunedì e il venerdì dalle ore 8 alle ore 20. Il lunedì circoleranno i veicoli con targa dispari e il venerdì con targa pari. Ed ora parliamo della proposta del numero uno del Consorzio Industriale di Frosinone, dell'ASSI, Francesco De Angelis, che ieri nel corso di un convegno ad Aquino ha parlato del cambio che vorrebbe dare al nome proprio dell'ASSI, vorrebbe chiamarlo Consorzio Produttivo. Il concetto di industria è ormai limitato, ha spiegato De Angelis, e ce lo dimostra lo strumento del PUOC, che consente di trasformare aree dove un tempo esistevano insediamenti industriali in commerciali e destinati a servizi. Parliamo di altro, tutto qua, e per questo il volto dei consorzi va cambiato. È necessario far nascere e diffondere una nuova idea su quello che è il loro ruolo. E a proposito di enti intermedi, noi abbiamo intervistato il coordinatore provinciale di Forza Italia Pasquale Ciacciarelli, che ci ha detto, visti i rapporti che si sono lesionati con il Partito Democratico, Forza Italia è pronta ad uscire anche da ASI, Cosilam e SAF, ma sentiamo dalle sue parole. Io dovrei però fare un passo indietro e una precisazione, perché nell'immaginario collettivo, diciamo, c'è un accordo con il Partito Democratico, nella realtà no, perché noi nelle ultime elezioni provinciali l'accordo lo facemmo con Antonio Pompeo, che era a capo di una lista civica e non era ovviamente esponente del Partito Democratico. Il PD in questa provincia, nelle ultime elezioni provinciali, quelle di 2 anni fa, ha perso le elezioni, perché Forza Italia di fatto ha preso una maggioranza, una percentuale superiore rispetto a quella del PD, e quindi non abbiamo tradito noi il patto, lo ha tradito Antonio Pompeo, che ha deciso di mettere Forza Italia all'angolo e quindi in minoranza. Ma ancora di più dobbiamo ricordarci che nei 2 anni passati, quindi nella situazione diciamo primordiale dove è stato eletto Antonio Pompeo, il PD ha fatto il salto della quaglia, perché era l'opposizione, a un certo punto è venuto in maggioranza e ha chiesto delle deleghe.
quindi noi saremo fedeli al mandato che ci hanno dato gli elettori in questo caso sono i consiglieri comunali e i sindaci, e cioè porteremo avanti tutti quei temi importanti per noi, ma noi dobbiamo ricordare solo le battaglie che abbiamo fatto in questa provincia, che ha fatto il centrodestra, una tra tutte è Acea. Perché il PD è appiattito per continuare questo rapporto con il gestore, rapporto scellerato, perché è un rapporto diciamo che ha messo in grande difficoltà i cittadini della nostra provincia. Il centrodestra è alternativo proprio per questo, per le battaglie che ha vinto, per la risoluzione contrattuale, ma ancora di più lei si ricorderà sicuramente, e poi il sottoscritto allora l'aveva diciamo anche presentata quella mozione di sfiducia politica nei confronti anche del manager, l'allora dottoressa Mastrobuono, che ovviamente in questa provincia aveva creato dei disastri che tra l'altro stanno continuando anche con l'attuale commissario, e che riteniamo diciamo dover correggere in qualche maniera, e lo faremo con un'azione molto più forte stavolta con i quattro consiglieri provinciali che abbiamo. Evidentemente si è aperta una grande fase di riflessione, io convocherò diciamo a breve un ulteriore coordinamento provinciale, perché riteniamo di iniziare a discutere anche su una uscita da questi enti intermedi, perché la provincia dobbiamo capire che ormai è un ente intermedio, allora non si riesce a capire se la provincia diciamo siamo all'opposizione. Il prossimo Consiglio Comunale di Frosinone, fissato per il 31 di gennaio, approverà la proposta del sindaco di Frosinone Nicola Ottaviani di intestare il nuovo stadio del quartiere Casaleno al cavaliere Benito Stirpe, il padre dell'attuale patron del Frosinone Calcio, Maurizio, che per primo credette nel progetto di rilancio della squadra canarina. Ebbene, ieri proprio il presidente della società del Frosinone ha parlato in conferenza stampa e ha detto che il nuovo stadio Casaleno sarà pronto per il 90% entro il mese di aprile. Sentiamo. Vogliamo passare da quella immagine che tutti quanti ricordiamo della tribuna, della copertura della tribuna del Casaleno caduta per la neve, a questa nuova struttura che invece deve essere proprio il simbolo, e tutti quanti ci auguriamo che lo sarà, il simbolo del nuovo stadio Benito Stirpe. Quindi ad oggi a livello autorizzativo possiamo dire di aver sostanzialmente completato la prima fase delle autorizzazioni, in realtà manca soltanto una delle quattro autorizzazioni del genio civile che attiene in maniera specifica all'adeguamento statico, ma si tratta di lavori tutto sommato abbastanza lievi proprio per la scelta progettuale che vedete nel modellino di una struttura autoportante. Questo ha fatto sì che i carichi sulla vecchia tribuna siano stati ridotti in maniera drastica rispetto alla ipotesi iniziale, e quindi ci ha consentito di iniziare in maniera rapida i lavori. Abbiamo ottenuto, e qui c'è presente anche l'ingegner Longhi. Per la cronaca, fiamme poco dopo le 4 di questa mattina, ovvero in località Santa Francesca, che hanno interessato una rimessa agricola. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco, mentre Daspo per un tifoso ascolano. I fatti risalgono allo scorso 13 di novembre, quando in occasione dell'incontro di calcio Frosinone-Ascoli, proprio il tifoso aveva acceso e lanciato nello spazio sottostante gli spatti del settore della curva sud un fumogeno. È stato rintracciato, identificato, e quindi per lui è scattato il provvedimento DASPO per un anno. Ed ora passiamo alle notizie che riguardano invece lo sport. Parliamo di calcio, di Serie B. Dopo la pausa invernale, il Frosinone si tuffa in campionato affrontando e in casa della Virtus Entella, proverà a riprendere il cammino promozione che si era bruscamente arrestato a fine anno a Vercelli nell'ultima gara d'andata. I canarini si presentano al difficile impegno in trasferta con le idee molto chiare, avendo già praticamente completato il mercato di riparazione e messo nelle mani di mister Pasquale Marino la rosa che da qui in avanti dovrà affrontare tutti gli ostacoli che la Serie B metterà sulla strada del ritorno nella massima serie. Bene, è tutto, mi fermo qui, vi ringrazio come sempre per averci seguito, a tutti voi un buon proseguimento di giornata.